Ma ti è mai capitato di ritrovarti un link così lungo da condividere ed avrai pensato non è molto pratico ed è anche davvero brutto da vedere, specialmente se dobbiamo andarlo a inserire in un'email di lavoro, in un articolo di un sito oppure su un nostro profilo. Quindi, grazie a questa guida, vedremo come rimpicciolirlo e personalizzarlo un minimo. Allora, siete pronti? Sigla! Partiamo subito. Quello che andrò a fare come esempio è copiare il link della landing page che ho creato su Canva nella biografia del mio profilo Instagram. Se non sai che cos'è una landing page e come crearla, trovi un mio vecchio video qui sotto in descrizione. Da come potrai notare, il link della condivisione della mia landing page è davvero lungo e poco affascinante. Inoltre, messo nella mia biografia, non lascia intendere che sia qualcosa di riferito a me e ai miei social in generale. Perciò andrò a copiare il link e utilizzerò questo servizio, che è tinyurl.com, che si può utilizzare anche senza registrazione e possiamo accedere al sito da qualsiasi browser, quindi anche da smartphone. Direttamente dalla home del sito vado a inserire il mio link lunghissimo. Lascio tinyurl.com e scelgo il mio alias per andarlo a personalizzare leggermente e far capire che stiamo cliccando su qualcosa riferito al proprio profilo. Come prova, scriverò Tecnomaniaco e confermo cliccando su Shorten URL. Ed ecco il mio link corto pronto da condividere, cliccando semplicemente su Copia. E potrò così incollarlo dove voglio, quindi in questo caso nella biografia del mio profilo Instagram. E voilà, ora è nettamente più accattivante. Ed anche per oggi è tutto. Ora ci sono delle cose che puoi fare che non ti costeranno nulla, come per esempio mettere un like al video e commentarlo se l'hai apprezzato. E se ancora non l'hai fatto, ricordati di iscriverti al canale. Io ti aspetto nella prossima guida. Ciao!